Un bel posticino. Settima parte. Non mi restava altro da fare che uscire da quella casa infestata dagli spettri dei ricordi e tornare al San Joseph, ma mentre mi accingevo a scendere le scale per farlo, mi resi conto che non sarebbe stato così semplice. Qualcuno stava girando la chiave nella serratura dell'ingresso principale e quando vidi l'uscio schiudersi, il terrore mi paralizzò le gambe. Feci un passo indietro. Ero giunto a metà della prima rampa di scale. Da lì non potevo guardare in direzione della porta d'ingresso, ma almeno avevo dalla mia la fortuna di non poter essere visto, a meno che il nuovo arrivato non si fosse diretto verso il piano di sopra. Mi appiattii contro la carta da parati muffita e sudicia mentre mi sforzavo di respirare il quanto bastava per non svenire. Adesso i passi dal pian terreno arrivavano distinti e, qualora avessi mai avuto il dubbio di essermi sbagliato, tale incertezza svaniva ad ogni tonfo. Ma chi era? Chi poteva essere entrato a Villa Sander se non uno di loro stessi, certamente in possesso della chiave? Poi, dopo attimi di gelo, una voce nota mi comunicò sia il numero degli inaspettati visitatori che la loro identità. Secondo me stai commettendo un errore, papà. Se lo fai, dovremmo rinunciare a gran parte del tuo retaggio. A parlare era stata la voce untuosa di Malcolm, non potevo sbagliarmi. Inoltre il suo chiamare papà, l'interlocutore, mi rese chiaro chi fosse insieme a lui. Progetti, sogni, speranze. L'uomo propone, Dio dispone, Malcolm, è così da secoli. Io stesso, malgrado ciò che sono, rimango un umile pezzo della scacchiera terrestre. Forse non sacrificabile, ma pur sempre limitato dalla mia carne. Dopo tale premessa, immagina quanto inutile possa essere un ammasso di mattoni come questo per lo svolgersi del progetto divino. Ed Sander, certo, chi altri poteva esserci dietro quei discorsi deliranti e incomprensibili? La sua lingua tagliente come il diamante era così abile da riuscire a solcarmi la mente anche in quella situazione, lasciandomi quasi perplesso nel provare a capire se mi fosse veramente nemico. Per avere una conferma in tal senso mi toccò solamente di aspettare pochi secondi, quelli che mi separarono dal risentire la sua voce. Claudette mi ha riferito che la nonna si è messa a parlare di Wes e Tom con il nostro caro ospite. Ora non voglio soffermarmi su quanto quella vecchia mi stia deludendo, ma preferisco far sì che Nathan non possa mai sapere di più su di loro. I morti non devono tornare, specie quando non sono mai realmente andati via. Io non riesco a accettarlo, papà. Dovevo esserci io al posto di Nathan. Dicevi che probabilmente ero nato per questo. Sono anni che mi prepari, eppure è bastato che arrivasse quel babbeo per dimenticarti il mio ruolo. Dopo quelle parole rabbiose sentii distintamente il suono sordo di uno schiaffo. Ed doveva aver perso la sua flemma per una frazione di secondo, quella sufficiente a picchiare suo figlio. Malcolm, sei mio figlio e questo non si potrà mai cancellare. Rimani uno di noi, qualunque sia il tuo posto nella nostra società del futuro. Ma Thomas Sander è da sempre il mio rimpianto più grande. Se non fosse stato per quello sciocco, oggi noi avremmo già delle risposte concrete. Con te non sono mai riuscito a compiere lo stesso miracolo che feci su Wes, e lo sai bene. Riavere Tom è l'ultima cosa che ci manca per dimostrare al mondo che si può fare. Quanti possibili candidati sono arrivati al San Joseph in quasi 20 anni? Zero. Poi una notte mi appare davanti Nathan e allora capisco. Capisco che stavo sbagliando tutto e che lui è la chiave, l'aiuto che il Celeste mi ha mandato per rimediare a quell'unico sbaglio di 20 anni fa. Nathan è la mia pietra preziosa. A quelle parole il mio respiro riprese normalmente. Malgrado non avessi capito quasi niente di quel discorso oscuro, mi parve almeno confortante sentir parlare di me addirittura come una pietra preziosa. Ed aveva dei progetti, questo era ormai chiaro, ma qualunque essi fossero, la mia incolumità pareva trovarsi alla loro base. Mi ero deciso. Sarei sceso fino al piano terra e avrei affrontato il mio ospite apertamente.
Non poteva succedermi niente di male, poiché io ero la sua pietra preziosa, il coronamento di qualunque follia gli stesse balenando tra i pensieri. Finalmente avrei avuto le mie risposte e, una volta saziata la mia curiosità, sarei fuggito dal bosco di Reish anche a costo di doverlo fare a piedi e di notte. Il mio piede destro aveva già toccato la moquette del gradino sottostante a quello dove mi ero bloccato, quando un odore ben noto parve consigliarmi di cambiare i miei propositi. Adesso sentivo il gorgogliare di un liquido che fuoriesce da un bidone, mentre il puzzo pungente della benzina mi regalava uno scenario che non avrei mai creduto possibile. Papà, dobbiamo versarlo ovunque, anche nello studio? No, sarà sufficiente il vestibolo. Non voglio che la villa esploda, mi basta che bruci per bene. E lo studio? Avvamperà. Con la casa, ovviamente, ma non saremo noi a profanarne la sacralità. Non feci neppure in tempo a vagliare la gravità di quelle affermazioni quando il rumore della benzina che si infuocava irruppe come una nota stonata in quel contesto assurdo. Ed lo aveva fatto. Stava bruciando qualunque altra prova quel luogo misterioso contenesse ancora. Lo faceva per me, per tenermi lontano dalla verità che in parte avevo già scoperto. Perché la prendi? Non è pericolosa anche questa? È solo una foto, Malcolm. Una volta cancellati i nomi sarà unicamente un ricordo di come tutto ebbe inizio. Sentii la porta d'ingresso chiudersi e il fuoco crepitare sempre più forte. Allora, essendo certo di essere rimasto solo in casa, scesi velocemente i gradini e raggiunsi la fine della scala. Ed aveva portato via con sé la foto che lo ritraeva insieme a questa dama. Sì, avevo davvero sfiorato la verità, ma adesso mi toccava di capire come sopravviverle. La stanza da pranzo era già in fiamme e da lì non avrei più potuto proseguire verso la finestrella spaccata da cui avevo avuto accesso. Non mi persi d'animo, gran parte del piano inferiore era già avvolto dalle fiamme, ma rimanevano sia la cucina che una stanza in fondo al corridoio ancora lontane dal bruciare. Con uno scatto felino saltai oltre un tratto del parquet infuocato e corsi dentro il corridoio alla mia destra, raggiungendo la cucina. Una porta finestra mi separava dal poter scappare fuori e lo faceva con la forza di alcuni paletti di ferro serrati dai grossi catenacci. Da lì non sarei passato e pertanto voltai velocemente le spalle tornando in corridoio. Le fiamme mi avevano inseguito e, anche se rimanevano ancora limitate a poche liste di parquet, mi stavano intrappolando. Davanti a me vi era un'ultima porta, quella in fondo al corridoio. Già dal mio precedente giro furtivo sapevo bene che era chiusa a chiave, solo che adesso sfondarla mi sembrava una scelta obbligata. Cominciai a prenderla a spallate con il lato destro del corpo dal momento che il braccio e la mano sinistri mi facevano sempre più male a causa delle ferite. Strano come in certe situazioni di pericolo il corpo umano riesca a trascendere la carne dandoci un coraggio che neppure sappiamo di avere. Io ero ancora calmo, sicuro che sarei uscito da Villa Sander e che lo avrei fatto giusto da quell'ultima stanza. Sentivo il legno deteriorato accusare i colpi che gli infliggevo. Via via la porta diventava morbida, quasi gommosa. Stava cedendo, vero, ma anche il fuoco si portava avanti con il suo inesorabile appetito. Non so dire quanto tempo mi occorse, ma dopo non pochi colpi di spalla il telaio della porta cedette, facendomi rovinare dentro la stanza chiusa dritto su un freddo pavimento polveroso. Le fiamme dal corridoio erano ormai dense al punto di farmi vedere con chiarezza l'interno della stanza dove ero finito. Si trattava di uno studio e doveva essere senz'altro quello a cui avevano fatto riferimento Ed e suo figlio durante la conversazione. Anche quella stanza sembrava essere stata congelata nel tempo. Vi erano due enormi librerie stracolme di volumi, una scrivania in legno scuro, diverse poltrone in pelle e una ridondante statua bronzea raffigurante San Giuseppe da copertino. Dietro lo scrittoio, anche se coperta da una spessa tenda, c'era una vetrata. L'avevo vista da fuori quando cercavo un accesso alla villa, scartandola per via del rosetto incolto che la circondava rendendola inaccessibile. Fui certo che a quel punto avrei preferito finire tra le spine e non tra le fiamme. Mi rialzai cercando intorno a me qualcosa di utile per mandare in frantumi il vetro. Pensai che avrei potuto usare direttamente la statua del santo se soltanto fossi riuscito a trovare una leva per scardinarla dal suo basamento. Giusto accanto a me, sul pavimento, mi parve di sentire qualcosa di simile ad un paletto.
Quando mi concentrai sul guardarlo, mi resi però conto che quello stretto tra le mie dita era quanto di più lontano da poter essere un puntello. Ai piedi della scrivania, subito di fianco a dove mi trovavo io, c'era qualcosa. Qualcuno. O meglio, qualcosa che era stato un qualcuno. Adesso il fuoco era giunto fino all'ingresso dello studio e le sue fiamme rossastre stavano donando colore a quella carne morta da tempo. Davanti a me, steso sul pavimento, c'era un corpo. Era la prima volta in vita mia che mi trovavo a fissare un cadavere, ma non mi fece troppa impressione poiché si trattava di una specie di mummia oramai. A giudicare dai suoi resti, doveva essere stato un uomo piuttosto alto, oltre che un medico. La professione la si indovinava facilmente dalla logora gabbanella che ancora gli donava un senso di sacralità, malgrado le sue carni fossero poco più che cartapesta. Non mi ci volle più di un secondo per capire che quello fosse il cadavere del dottore Alto che avevo visto nella fotografia. Wes Adama. Come fosse morto, poi, non rappresentò un mistero dal momento che un grande macete arrugginito gli trafiggeva ancora il costato. Sentendo il calore del fuoco giungere a scaldarmi le spalle, capii che quello studio non mi avrebbe svelato nient'altro per via del poco tempo che mi rimaneva. Allora, utilizzando un attizzatoio che intravidi appoggiato a un camino, feci leva sulla statua del santo spingendola a rovinare contro la vetrata, che finì in frantumi. La luce adesso entrava fluente nella stanza, ma con essa era arrivato anche l'ossigeno ad alimentare le fiamme. Quel che rimaneva della porta che avevo sfondato era già carbonizzato e le fiamme stavano per lambire quei resti umani sul pavimento. Io allora li guardai un'ultima volta come a voler dar loro quell'estremo saluto che ogni morto merita. Subito dopo mi voltai verso la vetrata distrutta e, non preoccupandomi del rosetto incolto, saltai fuori. Chiusi gli occhi, ma una volta atterrato all'esterno della villa fui costretto a riaprirli in preda al dolore. Un grosso groviglio di rovi, impigliandosi tra le bende, era riuscito a strapparle via dalla mia mano sinistra insieme a dei brandelli di pelle. Il male fu lancinante. Più che la sofferenza, provai rabbia. Mi parve come se il destino mi richiedesse di pagare con la carne e il sangue ogni granello di verità che riuscivo a raschiare via dal suo scrigno. Ogni qualvolta ero riuscito a combattere la mia ignavia, un qualche incidente assurdo si era abbattuto sul mio arto sinistro. Mi venne quasi di sorridere nel pensarci, ma quell'istinto durò solamente un secondo, giusto il tempo che mi occorse per vedere le fiamme che uscivano dalla vetrata infranta dietro di me. Adesso il cadavere dell'uomo lì dentro stava finalmente ricevendo qualcosa di simile ad una meritata sepoltura. A me, invece, sarebbe toccato offrirgli giustizia, perché quel macete piantato nel suo petto voleva dire solamente omicidio. Mi alzai dalla siepe di rovi e provai a guardarmi intorno. Tivlaik City era sinistramente deserta come sempre. Anche Ed e Malcolm dovevano già essere lontani. Il mio braccio perdeva molto sangue e il dolore adesso mi annebbiava i pensieri. Dovevo fare qualcosa immediatamente. Non potevo tornare a St. Joseph in quelle condizioni senza destare non pochi sospetti. Oltretutto avrei lasciato dietro di me una scia di sangue che non potevo permettermi. Allora ripensai alle acque del lago Lacrima, a solo pochi passi da me. Durante la mia prima visita a Tivlaik City quel bacino non mi era sembrato limpido, ma nella mia situazione non potevo certo permettermi d'essere schizzinoso. Acciaccato da dolori e graffi, mi incamminai sulla via maestra fino a giungere alla piccola stradina dissestata che scendeva fino al livello del lago. Lì dove si trovavano ancora delle panchine ornamentali. Mi guardai bene intorno e non fui nemmeno stupito di vedere Claudette seduta su di una di esse. Sapevo che lei amava estraniarsi da tutti passando intere giornate in quel luogo. Solamente non potevo credere che lo stesse facendo anche mentre suo padre e Malcolm davano alle fiamme la casa di famiglia. Dapprima pensai che farmi vedere da lei ferito e sporco sarebbe stato come mostrarmi allo stesso Ed. Poi però, mosso anche dalla disperazione, sperai che in qualche remoto angolo del suo cervello la ragazza fosse ancora padrona delle sue azioni. La chiamai. «Claudette, mi serve aiuto?» rantolai strisciandole alle spalle.
Lei, vedendomi, balzò in piedi per poi dirigersi subito verso il mio braccio sanguinante. Lo guardava con genuina preoccupazione, quasi come se il resto di me non esistesse. «Seguimi», mi disse dopo aver compreso che tipo di ferita avessi. «Più avanti c'è una fontana di acqua pulita. Devo lavarti subito». Poco lontano, dentro una macchia di canne, vive una graziosa fontana in pietra che riversava le sue acque pulite direttamente dentro il lago. Lei mi fece cenno di mettere il braccio ferito sotto il getto e io obbedì, stringendo i denti per via del dolore intenso che stavo provando. «Tuo padre non lo deve sapere per forza, lo sai, vero?» le dissi con dolcezza, sperando in una sua reazione sincera. «La tua ferita la conosciamo solamente io e nonna. Mia mamma ti cercava poc'anzi, ma non ti ha trovato. A lei diremo che tutto questo ti è successo per colpa dello scoppio dell'accendino. Pazienza, se non ci crederà». In quelle parole avevo visto trasparire la vera Claudette, quella che ero certo esistesse al di là della programmazione mentale di Ed. Non potevo essere sicuro che sarebbe rimasta con me, ma dovevo provare ad agganciarla, a capire cosa lei sapesse circa gli incubi che sembravano aleggiare sul bosco di Greish. «Ma non mi chiedi neppure com'è successo? Hai visto del fumo venire dalla città?» «Hai delle spine di rosa conficcate sotto la pelle. Ti sarai ferito con un rovo. Comunque sì, ho visto che Villa Sender andava a fuoco. Mi hanno detto che era a casa mia un tempo, ma non ci ho mai messo piede. Sei stato tu ad incendiarla?» A quella domanda insensata reagì togliendo con forza il braccio da sotto l'acqua per poi rivolgermi alla ragazza in tono rabbioso. «Tu credi davvero che io sia venuto da Trempton, fin su Monte Widon, per dare alle fiamme la tua maledetta casa d'infanzia? Tuo padre e Malcolm hanno appena finito di appiccare il fuoco alla villa. Con me dentro. Ah, quasi dimenticavo. Sai cosa c'era sul pavimento nello studio del dottore? Un cadavere. Per quanto ne ho capito, credo che si trattasse di un certo Wes Adama. Lo stesso signor Wes di cui parlava tua nonna. Assurdo che i discorsi più sensati che ho sentito al Sir Joseph li abbia fatti un'anziana svanita. Claudette, chi cazzo è Malcolm? Di certo non può essere Thomas Sender, ovvero tuo fratello Tom, quello che fai finta di non conoscere». Dopo il mio sfogo serrato, la ragazza abbassò lo sguardo. Era come spaventata, adesso guardava la punta delle sue scarpe come una scolaretta vergognata di essere stata scoperta bugiarda. Non parlava, non ci riusciva. La programmazione che le aveva impartito Ed indubbiamente non prevedeva il dover rispondere a domande inopportune come quella. «Ti sanguina ancora il braccio», rispose infine Claudette indicando con un dito il mio arto lacerato. «Posso provare a medicarti almeno?» «No!» tuonai io esasperato. «Puoi provare a rispondermi però. Comincia col dirmi chi diavolo era Thomas e che fine ha fatto». La ragazza a quel punto alzò lo sguardo su di me facendomi quasi patire la penetranza dei suoi occhi. Era cambiata impercettibilmente, ma io che la conoscevo già da un po' riuscivo a scorgere nel suo modo di fare dei movimenti alieni, probabile segno che adesso, a parlare, sarebbe stata la vera Claudette. «Tom, la nonna ti confonde con lui, forse perché gli somigli davvero, o almeno così dicono tutti. Era mio fratello, ma io non posso avere memoria di lui. È annegato qui, nel lago. Successe lo stesso giorno del crollo di Monte Widon. La cittadina era stravolta e ci vollero ore prima che qualcuno si accorgesse che era sparito. Un bambino disse di averlo visto correre verso la riva e scomparire tra le canne. I soccorsi lo trovavano dopo tanto tempo, intrappolato a dei rami in fondo al lago. Furono giorni tremendi quelli per la nostra cittadina e recuperare un cadavere dal fondo del bacino non doveva essere una priorità. So come è morto Tom, ma non posso dirti se si sia trattato o meno di un incidente. Papà ripete sempre che non dobbiamo parlare di lui perché tanto un giorno tornerà. Ma sai, come ti ho detto tempo fa, lui ha le sue idee circa la morte». Quasi non ci credevo. Ero riuscito a scucire un pezzo di verità dalla bocca della ragazza.
Sì, forse lei sapeva, ma dovevo anche arrendermi all'idea che Claudette fosse solamente una pedina inconsapevole di suo padre e non una complice. E Malcolm? Lui non è tuo fratello, vero? Malcolm è il figlio di Wes Adama, un amico di mio padre. Lui non me ne ha mai parlato, ma io so quello che mi ha raccontato la nonna. Il signor Wes era una sorta di collega per papà. Forse, se la nonna ha ragione, si trattava addirittura di un suo paziente guarito. Lui scomparve lo stesso giorno in cui sparì Tom, quello del crollo della montagna. Papà prese Malcolm con sé e da allora viviamo tutti a San Joseph come una vera famiglia. Ma non lo siamo. Ci sono cose lì, voci, lamenti e luci nella notte che io non voglio vedere, Nathan. Forse dovresti fare come me. Claudette, a modo suo, aveva ragione. Lei sceglieva di non vedere una verità che sembrava coprirsi sempre di più ad ogni velo strappato. Ma io, al punto in cui ero, sentivo come se per me fosse divenuto quasi un dovere quello di accendere i riflettori sul San Joseph e la famiglia Sander. Claudette mi strappò le maniche della camicia e, dopo che ebbe finito di avvolgermela intorno al braccio come bende, ci incamminammo verso la casa accogliente. Lungo il tragitto lei non aprì più bocca e io approfittai di quel silenzio per pensare ad un piano. Il mio piano per abbagliare Edward Sander con la luce della verità.